Protagonista senz'anima, centro vuoto di questa tragedia e del mistero che la avvolge, è quella villa azienda immersa nel cuore verde della Brianza, là dove Monza cede il passo ai comuni dell'Interland milanese. Sigillata in un'impenetrabile blindatura che tutto protegge e esclude, è lì che da quasi un secolo ha sede una delle aziende leader del settore nautico, la Eliche Radice. In quel microcosmo privilegiato tutto si tiene: vita, lavoro, profitti, sentimenti. Vita, perché come adagiata sul corpo dell'azienda, ad assorbirne quasi pulsioni e ritmi, poggia la villa di Lorena Radice, figlia unica, nonché erede manager della prestigiosa impresa. ...45 anni, donna di brillante intelligenza, due figli in tenera età, un terzo in via di adozione, Lorena Radice è sposata da 14 anni con Nazareno Caporali, 45 anni, commercialista. La mattina del 26 dicembre 2006, Lorena Radice viene trovata senza vita nel suo letto. La lampada al fianco rovesciata al suolo, il cuscino stranamente poggiato sullo schienale del letto, il piumino a coprirle accuratamente il corpo. Sulla testa, stretto al collo da fragili elastici, un sacchetto di plastica. Suicidio o omicidio? Su questo interrogativo ruota l'intero cardine del giallo di Monza. Non credono gli inquirenti all'ipotesi del suicidio. Dopo 6 mesi di indagini, di perizie, di consulenze, viene arrestato il marito, Nazareno Caporali. L'accusa per lui, che si è sempre disperatamente protestato innocente, è delle più orribili: omicidio, con l'aggravante della premeditazione. Il 7 gennaio 2009, al termine di un processo drammatico e altamente indiziario, la Corte di Assise di Monza emette l'atteso verdetto. Nazareno Caporali è colpevole. La condanna per lui è l'ergastolo. In attesa del processo di appello, Nazareno Caporali sconta la pena nel carcere milanese di Opera. Dottor Caporali, lei è stato condannato all'ergastolo per un delitto, quello di sua moglie Lorena, delitto del quale lei continua a protestarsi innocente. Se lei davvero è innocente, se questo delitto non lo ha commesso, insomma, perché non le hanno creduto? Dov'è che ha sbagliato lei? Sbagliato io? Sono gli altri che hanno fatto un errore condannandomi, perché io sono innocente. Dottor Caporali, tragica protagonista di questa dolorosa vicenda è sua moglie Lorena sì. Radice. Ecco, prima di entrare appunto nel merito, nel cuore della vostra storia, io vorrei che lei ci consentisse di inquadrarvi, ecco, nella vostra dimensione sociale, culturale, ambientale, familiare, sociale appunto. E comincerei da sua moglie, la racconto io Lorena, insomma, che Lorena è erede, nonché manager attiva della importante azienda di famiglia, la Eliche Radice, era una donna anche molto bella, brillante, insomma, dotata di personalità forte, una donna anche determinata, insomma, di grande impatto. Ecco, ora invece sia lei a raccontarci di sé, dottor Caporali, insomma, ci parli di lei, della sua formazione, della sua provenienza, insomma. La mia è una famiglia molto semplice, mamma casalinga, mio papà impiegato, io ho fatto i miei studi, ho fatto la Bocconi, mi sono laureato a 23 anni. A 25 ero dottore commercialista, ho iniziato a lavorare molto presto, ho lavorato in importanti società, ad esempio la Louis Vuitton, italiane, multinazionali, e ho fatto la mia carriera professionale, avevo un ottimo inquadramento, avevo un ottimo stipendio. Ecco, lei a un certo punto conosce Lorena, ecco. Quando ha conosciuto Lorena? In che occasioni vi siete incontrati, lei e Lorena Radice? Ci siamo conosciuti all'università. A 19 anni e poi ci siamo un pochino persi di vista, ci siamo praticamente rincontrati che avevamo 30 anni. Lorena non aveva mai avuto nessuna storia, non aveva mai avuto nessun fidanzato, io in quel momento ero single e ci siamo messi insieme. Ecco, quindi lei questa ragazza la ritrova a 30 anni, eravate due trentenni insomma.
Cosa le piace di questa ragazza? Di Lorena mi piaceva il suo carattere, che dava l'apparenza di una donna decisa e determinata. Soltanto quello? Insomma, sarà stata una donna attraente, bella, interessante? Era sicuramente una bella ragazza, una bella donna. Ecco, ma le piace Lorena o le piace Lorena Radice? Dottor No, Caporale. Mi piace Lorena. Cioè non il fatto che lei fosse inquadrata in questa cornice. Che fosse la figlia di un imprenditore affermato, questo non mi interessava. Senta, dottor Caporale, risulta che Lorena fosse una donna molto, molto riservata, molto elitaria, anche di difficile approccio. Ecco. Lei come è riuscita ad aprirsi un varco, appunto un po' nella guardia stretta di Lorena? In sostanza come è riuscita a frequentarla e poi a piacerle, a conquistarla? Penso la mia calma, la mia serenità nell'affrontare i vari problemi della vita. Queste sono le due cose che Lorena disse e apprezzava in me. Quindi vi mettete insieme, ecco. Però in famiglie tradizionali, insomma, come quelle di Lorena, non è che si entri così, insomma, senza passare al vaglio di certe, attraverso le forche caudine, diciamo, del giudizio della famiglia, insomma. Certo. Ecco. I genitori di Lorena, come l'hanno accolta, insomma, che disposizione hanno avuto nei suoi confronti? I genitori mi hanno accolto molto bene. Diciamo che gli faceva piacere che io fossi una persona comunque laureata, affermata e che conoscessi Lorena comunque da molti anni. Senta, dottor Caporale, a quanto risulta quello di Lorena e il suo? È stato un fidanzamento relativamente breve, un annetto credo. Fu molto, molto veloce, breve, sì. Ecco. Che ricordo ha lei di questo periodo che ha preceduto il matrimonio? Cioè, insomma, vi vedevate con frequenza? Avete avuto no, modo di conoscervi? Ci si vedeva sostanzialmente poco, 1 o 2 volte la settimana. Perché? Perché Lorena comunque voleva uscire molto poco. Perché lavorava forse anche molto. Era comunque molto condizionata dal lavoro. 1992, lei e Lorena vi sposate. Ecco, è un appuntamento comunque epocale in tutte le nostre esistenze, al quale segue l'inevitabile viaggio di nozze. Viaggetto che per voi naturalmente è stato un viaggio lussuoso, la Polinesia. Ecco, finalmente soli, ecco. Come si inaugura, come si snoda questo primo periodo di vita insieme? Allora, il viaggio di nozze non andò come era nelle nostre aspettative. Lorena aveva delle credenze religiose molto, molto rigide, per cui non aveva mai voluto fare l'amore prima del matrimonio, perché mi diceva è una cosa che si fa comunque da sposati e le sono andato dietro, ho creduto alla sua idea. Perché diciamo che ha rispettato la sua idea. Assolutamente l'ho rispettata. Non creduto, è un altro discorso, la sua idea era quella. L'amavo e quindi non mi è costato fatica andare a secondare un suo desiderio. Ecco, questo ha creato dei problemi, insomma, come si è poi risolto questo rapporto? Lorena faceva molta fatica a dare affetto e a ricevere affetto. L'affetto è una cosa, il sesso è un'altra, insomma. Sì, vediamo. Però il sesso viene dopo una carezza, dopo i banalissimi preliminari. Lorena non riusciva ad essere accarezzata, non riusciva ad essere toccata. Quindi il sesso per noi fu sempre una cosa molto triste, perché Lorena non lo faceva con gioia e partecipazione, ma per lei era diventato un semplice, diciamo così, dovere coniugale. Beh, le dico una cosa, l'amore si fa in due, magari qualche responsabilità, diciamo, di così, qualche mancanza di sensibilità, di attenzione sessuale, magari può dipendere anche dal maschietto, se me lo consente. Indubbiamente io ci ho avuto le mie colpe. Una certa incapacità, cominciando dal viaggio di nozze, magari non sono stato in grado io di coinvolgerla emotivamente. Ecco, probabilmente anche fisicamente.